questa bellissima focaccia? Come l'ho preparata? Nello stesso modo in cui ho preparato il pane. C'è il video sul mio canale. Adesso la faccio cuocere e poi vi faccio vedere Focaccia è venuta come così, eh? Bella alta, morbida. morbida, vedete? Adesso è calda, la taglio. Ecco qua la nostra focaccia. Adesso la taglio. Vedete com'è bella morbida? Molto morbida, è sofficissima. Vedete com'è alveolata? Allora, se voi guardate sul video dove faccio il pane, prendete le stesse dosi, usate lo stesso metodo per impastarla, mettete un pochino più di olio, mettete almeno 3 cucchiai di olio nell'impasto per la focaccia. Quando è lievitata, ungete bene il pentolino dove la metterete a cuocere, la mettete dentro, la lasciate mezz'ora coperta con un panno a lievitare, dopodiché fate quei buchi che vi ho fatto vedere con le dita, ungete bene d'olio, e poi mettete qualche granellino di sale, ma potete anche mettere delle cipolle tritate o tagliate o comunque magari rosmarino, quello che volete per farla magari con un sapore diverso. Dopodiché va in forno. Allora, l'ho fatta cuocere per 25 minuti perché 20 mi sembrava che non era ancora pronta. Perciò 25 minuti perché è piuttosto alta, perciò è lo stesso tempo del pane. E gli ultimi 10 minuti glieli ho fatti fare coperta con della carta di alluminio perché altrimenti invece di questo bel colore dorato sarebbe stato un po' più scuro, quasi bruciacchiato, per cui bisogna coprirla. Come ho detto, il ripiano bassissimo del forno senza mettere il pentolino d'acqua perché con la focaccia non serve. 25 minuti e è pronta. Adesso devo solo farla raffreddare. E poi ce la mangiamo. Grazie per essere stati sul mio canale. Se qualcuno non è ancora iscritto e vuole iscriversi, io sono contenta. Ricordati di mettere la campanella, basta schiacciare il bottoncino dove è disegnata e niente, riceverai poi tutte le informazioni quando io metto un nuovo video. Ciao a tutti e grazie da Mixer & Mix.